anche della, di una nuova partnership che è quella del Centro Nazionale delle Ricerche. Qui con me c'è Yvonne Citarella, salernitana doc, ma che ha fatto però di una sua seconda vita, una seconda vita virtuale. Infatti parliamo del Second Life. Tu sei una sociologa che però si è proprio immedesimata in quelle che sono le nuove tecnologie, creandoti una tua seconda identità. Ci vuoi parlare nello specifico che cos'è Second Life? Allora, Second Life è un mondo virtuale nel quale sono entrata per seguire un evento culturale all'epoca Edgar Morin, c'era una conferenza su di lui ed essendo sociologa naturalmente ho seguito questa, diciamo, questo evento e da quel momento ho scoperto Second Life, che è questo mondo virtuale che azzera le distanze proprio territoriali tra, diciamo, e anche le differenze di classe sociale, di ceto. Siamo all'interno, siamo avatar che vogliamo vivere senza strutture, senza rigidità, semplicemente ognuno mette a disposizione e condivide liberamente e gratuitamente le proprie specificità. Ho notato che appunto seguendo le dinamiche sociali, ho notato che appunto in Second Life è facilmente possibile apprendere giocando, perché lo strumento, diciamo il veicolo proprio del gioco diventa facile, diciamo, anche perché il software è molto intuitivo, l'iscrizione è gratuita, bisogna avere appunto solamente una connessione a un buon computer e a quel punto tutti, se vogliono, possono imparare a diventare dei builder, possono diventare dei programmatori, possono diventare dei fotografi, quindi nascono delle nuove competenze che possono portare dei risultati anche in RL con una produzione di reddito vera e propria, perché c'è poi un mercato anche all'interno di Second Life. E abbiamo partecipato l'anno scorso, ci siamo inseriti perché Second Life è piena di contenuti anche fantastici, con queste land fantasy costruite mirabilmente da tutti gli utenti di Second Life, che sono dei builder fantastici e restano a disposizione dell'utente che entra, per cui nel momento in cui tu entri, vedi, stasera avremo alle 21 una visita in una land fantasy che riprende appunto il romanzo di Tolkien, praticamente Silmarion, quindi prima del Signore degli Anelli, e questa è una land dove giocano, dove ruolano in America, ed è anche un'associazione che fa proprio del bene, diciamo, dà dei benefici ai ragazzi che non possono studiare, li seguono e quindi affianca al gioco proprio la didattica, ed è questa poi l'importanza, diciamo, di questa presenza nostra all'interno del Salerno in Fantasy. Quindi abbiamo creato questa convention, e la convention perché vogliamo passare ai ragazzi comunque questo strumento che è il Second Life, perché è più ricco, ma comunque tutti i mondi virtuali permettono un apprendimento tra virgolette più attraente, diciamo, e più alla portata proprio dei nativi digitali, che sono i ragazzi nostri, che non sono più intelligenti delle scorse, ma sono multitasking, quindi sono dei ragazzi preparati ad una tecnologia diversa, e quindi che chiaramente se tu gli, diciamo, gli fornisci uno strumento divertente, loro apprendono e non solo si mettono in gioco gli adulti, figuriamoci ragazzi. Esaustiva al massimo, devo dire. C'è un momento in cui si abbattono le frontiere, ossia il virtuale e il reale si vanno un po' a mescolare insieme, come se non si percepisse più questo momento. Tu hai parlato anche di guadagni, perché mi spiegavi, se tu apri un negozio virtuale, vendi anche degli abiti virtuali, poi hai anche un guadagno reale, e questo è una cosa buona. A Salerno, se dovessimo fare una statistica, quanta gente c'è in questo Second Life? Allora, io conosco delle persone di Salerno, però diciamo che Second Life è molto grande, non è detto che ci si incontri per forza, nel senso che non si sa, diciamo, chi, non è che io entro e tengo scritto sono di Salerno, entro, io per esempio Yvonne Citarella, sono baby pool, cioè anonima completamente. E naturalmente io ci ho messo la faccia dal primo momento, nel senso che io ho sempre dichiarato chi fossi, e quindi c'è la mia realtà
diciamo reale, la mia identità reale è sempre emersa, perché io lavoravo appunto, facevo un lavoro di ricerca, cioè nel 2011 è uscito il mio libro su Second Life, e quindi che raccoglievo le esperienze degli altri avatar, e quindi voglio dire, io sono stata sempre, però spero che con questa esperienza i salernitani che sono all'interno di Second Life si facciano avanti, esatto, e perché vengano ad aiutare anche, diciamo, nella prossima edizione magari. Io ringrazio Ivonna Citarella. C'è un sito a cui fare riferimento per tutti quelli che ancora non sono in Second Life ma che ci vogliono entrare in Second Life? Allora, sicuramente bisogna iscriversi in Second Life, e basta cercare secondlife.com e praticamente si scarica questo programma gratuitamente, si crea questo nuovo avatar, ricordando che il nome è definitivo, per cui create un bel nome, divertitevi, fatevi belli, fighi, e venite a fare dei corsi di formazione comodamente da casa, e insomma approfondite le vostre conoscenze. Potete anche fare i cantanti su Second Life, oppure gli attori, perché ci sono i teatri, ci sono dei momenti ludici, ma ci sono anche dei momenti, diciamo, seri, è così, di conferenze e quant'altro. Grazie.